L'esperienza del limite e del suo superamento, la cornice necessaria per un verso e il contenuto che poi la trascende. L'or, con un'altra espressione tratto dalle pagine di Pierluigi Capello, oltre l'orlo della pagina, del verso, della parola, della stanza, oltre il vetro della sua finestra nella baracca di Tricesimo in cui ha abitato da ultimo terremotato, oltre anche il tempo che gli è stato dato. E anche a me piacciono le cose in miniatura. E ogni volta che nei suoi ultimi mesi sono stato a casa di Pierluigi, la sua casa finalmente, l'ultima, ecco, non ho potuto fare a meno di entrare nella stanza subito a destra, dove aveva collocato ad altezza giusta, tutto pensato e tutto misurato, immaginarsi un artigiano dalle buone mani come lui, ecco, le decine e decine dei suoi modellini di aereo. Aveva materializzato in loro l'amore, la vocazione, le fantasie nate intorno alla guida agli aeroplani di tutto il mondo, il volume che aveva ricevuto come premio, il suo primo premio, per il tema di Quinta Elementare dedicato all'esperienza del terremoto e del ritorno dei terremotati di Chiusaforte dagli alberghi al mare in paesi. Ecco, i temi del volare, del viaggiare stando immobili, stando in stato di quiete, insomma, sono interessato per ragioni professionali. Il mio dialogo con lui si è avviato e continua intorno a questi verbi utilizzati così, come nelle culture folcloriche, nelle esperienze sciamaniche, mistiche, estetiche, usati in termini assoluti, frutto di una capacità di trascendimento che le culture funzionali e utilitaristiche hanno accantonato come residuo irrazionale, termini accettabili eventualmente soltanto come espedienti retorici. Verbi assoluti, invece, come fare, il ben fare, il fare a modo di Silvio che è stato appena citato, il cestaio malato di cuore, erede del saper fare di generazioni e generazioni di cestai che avevano lavorato i venchi dei greti del Fella, dite sapienti e servizio silenzioso alla comunità, quel Silvio che Pierluigi ha trovato così consonante al proprio fare poesia. Ci sono anche altri verbi per dire le azioni capaci di portare oltre l'or, come nel sonno il sognare, come il saper vedere a occhi chiusi. Siaranti voi parviodi, appunto. Io chiudo gli occhi, io mi trattengo dentro, bendaci quanto basta per vedere, è scritto in D'Inverno. Ragiono inseguendo, incrociando le occorrenze, nell'opera di Capello, di questa famiglia di parole. Siaranti voi parviodi è il verso che chiude la poesia d'apertura di Ennio, dedicata alla gnottule sur lastre Ida Vallerugo. I voi vai sieras, vierte la squarce dal sium, et al blanc d'alimans la lune iere domestie, domiesti il mont come il chiaf di un inin cence vergogne. In pace, sieranti voi parviodi. Nella sua traduzione ho chiuso gli occhi e ho aperto la scorza del sogno, e nel bianco dei palmi la luna era domestica, il mondo domestico come la testa di un bambino senza vergogna. In pace, chiudendo gli occhi per vedere. La visione profonda della Edo e profeta cieco, la contemplazione oscura dei mistici, il sium e la poesia. Attraversamento dei confini, volo verso altri mondi, discesa agli inferi lungo la strada della sete, servizio offerto a tutti grazie alla verità della parola recuperata, liberata, capace di far esistere e caricare di vita persino il Vue 32 di mai. Due osservazioni, ricordando la voce di Pierluigi che ci leggeva come sapeva fare lui questi versi disteso nel letto. Intanto il richiamo all'interpretazione dei sogni di Freud. In quelle pagine Freud racconta a un certo punto di quando vide in sogno, la notte dopo la morte del padre, la scritta, si prega di chiudere gli occhi su una tabella che stava in una bottega di barbiere.
una scritta doppia in realtà, perché si presentava anche al singolare, si prega di chiudere un occhio. Una delle possibili interpretazioni di quel sogno rimanda all'uso rituale per cui deve essere il figlio a chiudere gli occhi del padre dopo il decesso, ma rimanda anche al bisogno di ricevere il perdono dal proprio padre se il figlio si è sottratto a quel momento di passaggio. Passaggio di consegne e momento di resa dei conti. Perciò le parti si invertono. Soltanto sieranti voi diventa possibile al figlio la conversazione con l'ombra del padre e con le ombre in generale che egli si trascina dietro. Conversazione alla pari, fino a sentir le compagne di viaggio. Eccovi, cito Pierluigi, eccovi, ecco il fiorire, la memoria si schiuse i loro volti come un uovo, i miei occhi si aprirono in tenerezza mentre li mettevo al fuoco. Mio padre, dodicenne, sorridente, che allungava il polso per mostrarmi l'orologio nuovo. Suo padre era poco dietro a lui. Il padre è lo scorrere dei volti chiamati. Bortolo, Amerigo, Giordano, Gina, Aldo, Rino, Cesare, Silvio, Alfredo, Lia. Uno a uno, come in parole povere, e in tanti altri luoghi del suo scrivere. I miei occhi nei vostri, e l'allegria dei vinti è una tristezza grande. Questa differenza, quanta differenza fra questa comunità vissuta e vitale, larga, includente, e l'idea di comunità rimandata invece dai registri anagrafici che distinguono vivi e morti, presente e passato, residenti e stranieri, con confini duri e invalicabili. Quale delle due comunità è più reale? Quella di Pierluigi o quella dei registri anagrafici? In quei versi d'apertura di Inio c'è anche la squarce dal sium. C'è l'uso di un termine tecnico dei segantini, squarce è la prima tavola che si ricava segando un tronco, quella che poi si butta. Parola presa per i capelli, prima dell'affondamento nella palude dei mestieri dismessi, ripescata e rinverdita, bella e potente. Ma caro Pierluigi, perché traduci la scorza del sogno e non la scorza del sonno? Sium, in friulano, è ambiguo, vale doppio. Soltanto forzando il genere si distingue talvolta la grande sium al femminile dal sium, il grande sonno del sogno, ma non sempre. Ricordo altri siums ambigui. C'è povertà o ricchezza nel fatto che il friulano si trovi in difetto lessicale, che abbia lo stesso termine uno solo per indicare sonno e sogno. Ricordo altri siums ambigui e dinamici, incardinati nel profondo della cultura popolare contadina e germinati anch'essi nell'immobilità. Immagino i dubbi, la mattina del 16 ottobre del 1591, del povero frate incaricato dall'inquisitore, per rendere possibile la verbalizzazione del cancelliere, incaricato di tradurre in il friulano del povero giovane bovaro menichino alla tisana, nato con la camicia e per questo dotato della capacità di vivere la potente esperienza, difficile per lui analfabeta da tradurre in parole, l'esperienza del volare in un sonno, sogno misterioso e fascinoso. Abbandonare il corpo sul letto come morto, immobile, e uscire in sogno, cito dal verbale, così traduce il frate, e si legge nel verbale, ma in sogno o in sonno? Capace di uscire in sogno a modo di un fumo fino al prato di Josafat, largo, grande, bello, dice Menichino, e sentiva olioso, cioè mandava buon odore, e mi pareva che fossero assai fiori e rose. Ecco, la valle di Josafat del profeta Gioele, la valle del giudizio universale, trasfigurata da un bovaro. Un paradiso fiorito che però è anche campo di battaglia fra le forze del bene e le forze del male. Si può essere uno sventurato in paese di giorno e un guerriero di notte in sium. Si può apparire immobili agli occhi degli altri, distesi a letto o seduti in carrozzella. Io ho fas fadie per fadut, fadie per vistimi, donzel, fadie.
ed essere invece in grado di volare, liberi, e raggiungere il cuore della vita vera, della vocazione realizzata, di un servizio fondamentale e gratuito che non sempre la comunità comprende e apprezza. In libreria ci possiamo portare a casa tutto cappello, ho fatto i conti, tenendo presente anche lo sconto del mio libraio, con 110 euro, tutto. Dalle nebbie per Campanotto fino a Stato di quiete per Rizzoli del 16. Ma qual è la misura del valore per chi è stato in grado di viergi la squarce dal sium? Diserai voi e vi odi. Oscuro il sonno, evanescenti i sogni che esso accoglie, con le loro verità rilevanti e inquiete, che trascendono il sé della veglia, che sfuggono alla presa della comunicazione funzionale, verità bisognose di decifrazione e di interpretazione. Non è una fuga dal mondo. La poesia vera si sporca sempre le mani con la terra, la formula di Pierluigi Cappello. E per uno scrittore, il pensiero questa volta di Maurizio Bettini, la realtà non è meno complessa ed enigmatica del sogno o della visione, altrimenti non varrebbe la pena scrivere, se lo scrivere è tensione per arrivare al centro delle cose, nel punto più profondo. Marco Cornelio Frontone ci ha lasciato una bella rielaborazione del mito antico relativo al Sium. Creata la notte, Zeus decide di creare una divinità che presiede al riposo. Le consegna la chiave degli occhi, alcuni succhi di erbe capaci di indurre il sopor e il somnium, vi aggiunge una leti gutta, una goccia di morte, perché della morte il sonno è fratello. Stato di quiete è l'ultima raccolta di Pierluigi, combattuta e difficile, come dice lui. Sofferenza, tensione, inquietudini, nascoste dalla serenità e dal sorriso offerto a tutti. 30 poesie in 6 anni, anni duri, sempre più difficili, segnati dalla tentazione di dire basta. Questo mi interessa dello stato di quiete, scrive Cappello nella nota di apertura alla sua ultima raccolta. Quanto fermento c'è dentro quell'immobilità? O quanta energia potenziale, quanto combustibile deriva dal brusio interiore che ci attraversa, non si placa, fatto di aspirazioni, amarezze, illusioni, slanci, immagini di prima, immagini di dopo, domande accennate e subito cadute, risposte esaurite in un sussurro. Viviamo immersi, qui all'università poi, in una cultura che inquadra, cataloga, istituzionalizza, moltiplicando i protocolli procedurali in nome di una ragione sempre più burocratica. Abbiamo imparato a dare moltissime risposte, ma ci siamo dimenticati delle domande, scrive in Cronache del Fondale lo psichiatra Mauro Ferruccio Franco, anch'egli imprigionato nel corpo, nella stessa condizione fisica di Cappello. Cronache dal Fondale sarebbe un bel sottotitolo da affiancare a Sangue e Ossigeno, il capitolo finale di questa libertà, in cui viene rivissuto e ripensato il secondo terremoto per Pierluigi, quello degli anni 83-85. E invece lo stato di quiete, come l'esperienza dell'impotenza e della malattia, come le giornate conquistate a morsi, attingendo alle risorse estreme della volontà, hanno potuto farsi medicina e possono insegnare a noi tutti a mettere in valore e a tenere in conto la propria fragilità. Nelle pagine che in quella condizione si sono generate, ci è dato respirare aria di vero, ma di vero profondo. I 100 metri percorsi in 5 minuti da Gino Lorio con determinazione rabbiosa in assetto di volo per andare dalla camera alla palestra valgono come o più degli 11 secondi e 4 che il ragazzino a 15 anni era in grado di realizzare sotto gli occhi di Ovidio Bernes. Nell'autunno del 2005 avevamo cominciato in redazione a pensare al secondo numero di Multiverso. Lo volevamo dedicare al concetto di flessibilità, dopo il primo che ruotava intorno a scarti e abbandoni, riunendo punti di vista multidisciplinari, alleati
non solo i letterati, ma anche gli scienziati, nello sforzo di aggiungere qualche supplemento di picconate al principio di non contraddizione, alla predilezione della cultura accademica per le strutture coerenti e ordinate, e ironizzando sulla retorica delle magnifiche sorti e progressive della cosiddetta società della conoscenza e della comunicazione, si trattava di ragionare su una proprietà cruciale, la flessibilità, dei sistemi viventi e di tutte le loro creazioni, dagli organismi biologici fino alle lingue, nei loro processi dinamici di organizzazione e di trasformazione. Abbiamo deciso di chiedere un contributo a Pierluigi Cappello. Ci colpiva forse la contraddizione che lui incarnava fra la relativa immobilità del corpo e la straordinaria proiezione in libertà della sua mente. Ha accettato e ci ha regalato il gioiello intitolato Bosco di Courton, 1918, una poesia di Ungaretti, smontata e rimontata, una lezione sulla flessibilità nel farsi di una poesia, sull'intelligenza dello spezzare gli argini, forzando i limiti, facendo irrompere degli spazi di silenzio inattesi all'interno della materia sonora. Oggi noi leggiamo Bosco di Courton, 1918, fra le prose raccolte nel 2015 nel Dio del mare. E in quel contesto il saggio, naturalmente, acquista funzione, acquista significati. Mi piace pensarlo, però, con la funzione e i significati che possiede nel suo contesto originario, accanto e a confronto con gli altri 23 saggi di flessibilità. Un poeta metapoeta, accanto a biologi, genetisti, storici della scienza, filosofi, epistemologi, psichiatri, economisti, linguisti, ecologi, matematici e altro. In dialogo, per dire, con Claudio Naranjo, che nel suo saggio sottolinea, in quella rivista, la necessità di curare il senso dell'evanescenza delle cose. Pierluigi ha scritto «Un po' iacita scur, cum nui ed evant, cum nui ed aur». Praticare il modo generoso dell'empatia, coltivare il senso della vita come sogno. Oppure, con il contributo dell'antropologa Eleonora Fiorani, dedicato rispetto alle forme tradizionali e antiche di espressione della sofferenza attraverso le lingue della stregoneria, della possessione o della trance, alle forme nuove e flessibili dei linguaggi dolorosi del corpo fra le donne delle favelas brasiliane o le tessitrici delle fabbriche prigione della Malesia. Oppure ancora con lo scritto di Peter Esterházy, scomparso anche lui qualche mese prima di Cappello, in cui si richiama, ed era matematico, il fatto che poeti e scrittori per missione non dovrebbero frequentare il mondo del sì e del no, ma i paesaggi del forse, probabilmente, chissà se, della realtà al congiuntivo e al condizionale. Legata al contributo per multiverso flessibilità del 2006, e anche la bella video intervista raccolta da Augusta Initi, edita poi da Forum nel 2008, in cui Pierluigi Cappello racconta il suo rapporto con il linguaggio e in particolare con le due lingue in cui si trovò buttato dentro da bambino, per usare la sua espressione, e in cui ha parlato e scritto. Il suo bilinguismo perfetto, le sue due prospettive fondamentali sul mondo. Primo ed elementare strumento per superare un altro limite, quello del determinismo identitario. La purezza della lingua, che tu pratichi questa o quella, purezza è nulla di più di ciò che Leopardi indicava. Proprietà, che significa precisione e chiarezza di stile e di lessico. Cappello ha tradotto Carlos Montemayor in friulano. Pardut e son per aulis claris, parfim falscur e son per aulis di blancor, parfim par no cosin discur. E in italiano, sempre la traduzione di Pierluigi, per tutte le cose ci sono parole chiare, persino per l'oscuro ci sono parole luminose, persino per noi che siamo oscuri. E sempre per Rondò, Pierluigi ha voluto tradurre i versi di falsa indicazione dell'amato Giorgio Caproni. Fanno così, in originale e in traduzione, e sono una buona conclusione per questo mio piccolo viaggio intorno ai siums di Pierluigi e alla sua capacità di sorridere dei confini.
Confine, diceva il cartello. Cercai la dogana, non c'era. Non vidi, dietro il cancello, ombra di terra straniera. E in friulano sono diventati. Confin, al diceva il cartello. Vai cirut la doane, annoiere. Noi viudut, davur dal cancello, olme foreste di tiere. Grazie.